Buongiorno ragazzi, oggi parliamo della crisi delle istituzioni universali che all'epoca dei fatti, stiamo parlando del secolo XIII e del XIV, erano il papato e l'impero. Quello che vedete nell'immagine è Bonifacio VIII, un papa del 1300, che è in un momento un po' di disperazione, poi scopriremo perché. Il programma teocratico di Bonifacio VIII. Abbiamo parlato di teocrazia con Innocenzo III. Che cos'è la teocrazia? È la superiorità del Papa rispetto all'imperatore. Adesso iniziamo a vedere la crisi del papato. Nel 1294 venne eletto Papa Pietro da Morrone, prese il nome di Celestino V. Sapete che quando un uomo viene eletto Papa cambia il proprio nome, come è il caso di Jorge Bergoglio, che è diventato l'attuale Papa Francesco. Bene, chi era questo Pietro da Morrone o Celestino V? Era in realtà un anzianissimo, aveva circa 80 anni, all'epoca non era poco, eremita che vagava per gli eremi dell'Appennino, che quindi viveva in una povertà assoluta, e che viene eletto Papa dal conclave perché c'era la speranza che la Chiesa tornasse ai veri valori del Vangelo, che abbiamo detto si potevano ricondurre soprattutto alla povertà, che in quel periodo non c'era perché c'era molta simonia e molta corruzione, come abbiamo visto. Bene, quando Celestino V viene eletto, iniziano subito alcuni cardinali e religiosi a fare delle pressioni su di lui affinché si dimetta. Complice anche l'età, a un certo punto Celestino V si dice rassegna le proprie dimissioni, cioè rinuncia alla carica, abdica dopo 6 mesi, neanche un anno. Bene, uno dei personaggi che aveva fatto soprattutto pressioni su di lui era Bonifacio VIII, che infatti venne eletto papa fino al 1303, dal 1294 al 1303. Bene, Bonifacio VIII era un esponente della famiglia dei Caetani, che a Roma e dintorni era una delle famiglie più celebri. Infatti la famiglia dei Caetani si scontrava spesso, non solo a parole ma anche con le armi, con la famiglia dei Colonna. E poi un esponente di questa famiglia dei Colonna lo ritroveremo più tardi. Della teocrazia abbiamo già detto. Una cosa importantissima che fa Bonifacio VIII è proclamare il giubileo. Oggi voi avete sentito senz'altro parlare di giubileo. Che cos'è? È un anno santo in pratica, il primo viene dichiarato proprio nel 1300 da Bonifacio. È un anno santo in cui qualsiasi persona che si rechi a Roma in pellegrinaggio riceverà la remissione dei peccati, cioè l'indulgenza plenaria, ovvero tutti i peccati che hai commesso fino a quel momento ti vengono tolti dopo che tu sei andato in pellegrinaggio a Roma. Il giubileo si ripete ogni 25 anni, quindi il prossimo sarà nel 2025. Però i papi hanno la facoltà di indire, di proclamare degli altri giubilei se vogliono, e quindi non solo ogni 25 anni. Mi pare che Papa Francesco lo abbia fatto qualche anno fa. Sopra vedete proprio un'immagine del giubileo. È un anno santo, quindi importantissimo, perché moltissimi pellegrini si recavano a Roma per pregare, in generale anche nei luoghi santi della cristianità che noi abbiamo visto sono Roma, Santiago e Gerusalemme, perlomeno quelli principali. Infatti qua vedete un sacco di pellegrini col bastone. Dante Alighieri contro Bonifacio VIII. La città di Firenze vedeva la contrapposizione di due schieramenti, i Guelfi e i Ghibellini. I Guelfi sostenevano il Papa e i Ghibellini l'imperatore. Ricorderete che l'ultimo imperatore di cui abbiamo parlato è Federico II, che morì improvvisamente nel 1250. Dopodiché, che cosa accadde? Accadde che scesero i francesi con Carlo d'Angiò e Carlo d'Angiò sconfisse prima Manfredi, il figlio di Federico II, a Benevento e poi Corradino, il nipote di Federico II, a Tagliacozzo, nell'attuale Abruzzo. Dopodiché il meridione divenne in sostanza regno degli Angioini. Bene, a Firenze non c'era solo la divisione tra Guelfi e Ghibellini, ma i Guelfi al loro interno erano divisi in bianchi e neri. I neri erano appoggiati dal Papa. Nel 1301 Bonifacio VIII si alleò con i neri e inviò Carlo di Valois, il fratello del re di Francia, Filippo il Bello, a prendere, a espugnare la città di Firenze.
I neri vennero rimessi al potere ed esiliarono i bianchi, tra cui c'era Dante Alighieri, il sommo poeta. Bene, perché questo fatto è importante? Innanzitutto dobbiamo dire che l'esilio nel Medioevo era una pena gravissima, perché la persona che veniva esiliata, quindi allontanata dai confini della città, non poteva più farvi ritorno. Inoltre, le venivano sequestrati anche tutti i beni, per cui case e oggetti di ogni tipo. Da quel momento in poi Dante iniziò a vagare per tutto il centro e nord Italia e a chiedere ospitalità ai sovrani locali. Dante fece l'ambasciatore e nello stesso momento iniziò a scrivere la Divina Commedia, che è un poema in cui lui racconta del viaggio nell'aldilà, nei tre regni dell'aldilà, inferno, purgatorio e paradiso. In questo viaggio lui immagina di incontrare moltissime anime di dannati, penitenti e beati che raccontano a lui la loro storia. In questo modo Dante potrà tornare nel mondo dei vivi, una volta concluso il viaggio, e scrivere di questi personaggi in modo tale che le cose che gli hanno insegnato, le storie che gli hanno raccontato possano essere d'esempio per le persone vive. La cosa interessante è che Dante pone nell'inferno molti papi, tra cui Bonifacio VIII, nella bolgia dei simoniaci. La bolgia è la zona in cui stavano i peccatori. I simoniaci, come sappiamo, sono le persone che facevano, soprattutto persone ecclesiastiche, che facevano compravendita di oggetti sacri e di cariche ecclesiastiche. A un certo punto Dante racconta di come lui entri in una valle, che è questa che vedete nell'immagine. Dante è questo, Virgilio è questo, e questa valle è piena di buchi, è piena di fori. In questi fori sono collocati dei peccatori a testa in giù. Lui vede dal ginocchio in su, quindi dal ginocchio fino alla pianta dei piedi, e questi peccatori scalciano perché, come vedete dal fumo, i loro piedi sono bruciati e scottati dalle fiamme. Bene, Dante inizia a parlare con uno di questi peccatori e questo peccatore racconta di essere un papa. E questo papa fa una profezia, cioè predice quello che accadrà in futuro, dicendo a Dante che tra poco tempo, tra non molto tempo, in quella buca ci arriverà anche Bonifacio. Perché? Perché Dante immagina di compiere il viaggio nell'inferno, nel purgatorio e nel paradiso nel 1300, e nel 1300 Bonifacio VIII è ancora vivo, quindi Dante non poteva metterlo nell'inferno, per cui fa dire a un altro papa che Bonifacio VIII arriverà all'inferno per le colpe che sta già commettendo in vita, quindi il suo destino è già scritto. Qual è la cosa interessante e curiosa? Che non appena arriva un peccatore, cioè non appena Bonifacio VIII morirà e quindi la sua anima si staccherà dal corpo e l'anima andrà nell'inferno, bene, la sua anima precipiterà in quella stessa buca dalla quale sta parlando questo papa che sta parlando con Dante, per cui Bonifacio VIII farà precipitare ancora più in giù l'altro papa e alla fine i piedi che emergeranno saranno i suoi. Bene, qual era invece il pensiero di Dante, uomo medievale, intellettuale medievale, rispetto alla disputa tra papato e impero? Dante diceva che la Chiesa e l'impero avevano la stessa autorità, ma in ambiti diversi, perché la Chiesa doveva occuparsi della salvezza del fedele, mentre l'impero doveva occuparsi del benessere e della felicità del suddito. Quindi per Dante, Chiesa e impero dovevano avere due ruoli e ambiti di intervento estremamente separati, ok? Non dovevano esserci sovrapposizioni. Inoltre Dante sperava che tutta l'Europa andasse sotto il controllo di un solo imperatore per evitare i conflitti locali. Ok, quindi questo era un po' il sogno di Dante e l'idea di Dante. Bonifacio VIII contro Filippo il Bello. L'impero germanico, per capirci quello di Barbarossa e di Federico II, si sta sgretolando, è molto debole, per cui Bonifacio capisce che il suo vero avversario è re di Francia, Filippo IV, detto il Bello. Ho dimenticato un 1, nonostante l'abbia riletta 6 volte, è Bonifacio VIII, non settimo, mi raccomando. La Francia intanto sta diventando uno stato molto forte, ha dei funzionari ben radicati nel territorio, un esercito davvero preparato. Filippo il Bello a un certo punto del suo governo fa una mossa
con cui praticamente dichiara la sua rivalità con il Papa. Che cosa fa? Decide di imporre delle tasse al clero, tasse che il clero dovrà versare alla monarchia francese e non invece alla Chiesa di Roma. Ovviamente Bonifacio VIII va su tutte le furie perché non ritiene che questa decisione sia corretta. In tutta risposta, Filippo il Bello nel 1302 convoca gli Stati Generali, che sono un'assemblea formata da tre stati. Il primo stato è il clero, il secondo è la nobiltà e il terzo stato è la borghesia. Clero, nobiltà e borghesia dovevano in un certo senso rappresentare tutta la società francese, però capite bene che manca tutta la parte di popolazione più povera che non aveva diritti, ok? Per cui gli Stati Generali si dicono d'accordo con Filippo il Bello e sostengono che il Papa non sia superiore al re di Francia e quindi alla fine Filippo ottiene quello che voleva, cioè ottiene l'appoggio della società alla sua politica di imporre le tasse al clero, ok? A questo punto Bonifacio deve rispondere, è tutto capito, un botta e risposta. Bonifacio sta per scomunicare Filippo il Bello e la scomunica nel mondo medievale era importantissima ed era un'arma potentissima nelle mani del Papa, perché nel momento in cui il Papa avesse scomunicato Filippo il Bello, avrebbe anche sciolto i sudditi di Filippo il Bello, quindi tutti i cittadini francesi, dall'obbligo di obbedienza al sovrano. Quindi i sovrani temevano la scomunica perché temevano possibili rivolte da parte della popolazione e dei sudditi e quindi, proprio per questa ragione, tendevano a dare retta al Papa e a rispettarlo, cosa che invece Filippo non fece. Il secondo motivo per cui la scomunica era un'arma potentissima era perché nel momento in cui il Papa scomunicava qualcuno, lo escludeva dalla comunità dei fedeli e quindi escludeva in modo certo la salvezza dell'anima della persona scomunicata. Perché era importante? Perché siamo nel 1300 in una società, in una cultura in cui l'influsso della religione è capillare, è totale e quindi si temeva moltissimo la scomunica. Bene. Filippo il Bello però sente che sta per succedere qualcosa, per cui invia Guglielmo di Nogaré, che è un suo fedele servitore, un uomo di cui fi si fida, un francese, e Sciarra Colonna, e qua ci torna la famiglia dei Colonna, che era avversaria di quella dei Caetani, di cui fa parte Bonifacio, ad Anagni. Perché ad Anagni? Perché ad Anagni c'era la residenza del Papa, dove il Papa trascorreva molte giornate. Quindi Guglielmo di Nogaré e Sciarra Colonna vanno ad Anagni per intimorire in un qualche modo Bonifacio e fargli ritirare la scomunica. Guglielmo e Sciarra entrano con un esercito ad Anagni, fanno prigioniero Bonifacio, probabilmente entrano nella città anche aiutati da qualche cittadino di Anagni che aprì le porte. Dopo qualche giorno però la città insorse e liberò il Papa che poté quindi tornare a Roma. La storia non ebbe un lieto fine perché pochissimo tempo dopo, poco più di un mese dopo, Bonifacio morì a Roma, forse anche per lo shock. Di Anagni si ricorda un episodio in particolare, cioè lo schiaffo di Anagni, tant'è che ancora adesso la sala in cui avvenne questo episodio del Palazzo di Anagni è chiamata la Sala dello Schiaffo. Chi diede lo schiaffo? Lo schiaffo lo diede Sciarra Colonna, che è questo nell'immagine, adesso ve lo inquadro. Lo diede a Papa Bonifacio VIII. Era un oltraggio gravissimo, cioè il fatto che un cittadino potesse insultare in questo modo terribile l'autorità del Papa. Bene, lo schiaffo di Anagni poi è diventato un episodio fondamentale, importantissimo, tant'è che anche molti scrittori ne hanno scritto, ci sono quadri, è un episodio davvero fondamentale della storia, perché è il momento in cui l'autorità del Papa viene sfidata in un modo in cui non era mai stata sfidata prima. In realtà, però, storicamente non si ha la certezza al 100% che questo schiaffo sia stato dato da Sciarra Colonna. Probabilmente con schiaffo di Anagni ci si potrebbe riferire anche all'oltraggio stesso che Guglielmo e Sciarra hanno fatto andando a minacciare il Papa. Anche questo è uno schiaffo morale, sebbene non fisico. Il momento più grave della crisi del papato, però, avvenne non con Bonifacio, ma dopo la morte di Bonifacio, quando
Bonifacio morì e venne eletto Papa Clemente V. Era un francese, si chiamava Bertrand de Goth. Clemente V spostò la sede ad Avignone. Avignone è una città del centro-sud della Francia e in questo periodo, cioè dal 1303 al 77, inizia il periodo della cosiddetta cattività avignonese, cioè il periodo in cui la sede papale non è più a Roma, ok? Dove era sempre stata, ma è ad Avignone, una città del centro-sud della Francia. Cattività avignonese perché? Perché in questo periodo vengono eletti solamente papi francesi che si sottomettono al re. Per cui capite bene che in questo momento, noi stiamo parlando del conflitto tra impero e papato, ma è un momento in cui la monarchia francese sta diventando la vera potenza, tanto da sottomettere i papi, ok? Quello che vedete nell'immagine è il Palazzo dei Papi ad Avignone, bellissimo. Bene, è un periodo in cui la decadenza della Chiesa procede in modo inesorabile, purtroppo, perché questi papi tendono a vivere nel lusso e praticano, non solo loro, ma anche cardinali, vescovi e tutti quelli che vivono a seguito, la simonia, compravendita di cose sacre e di cariche ecclesiastiche. È un momento anche di grandi conflitti con la Chiesa di Roma, perché a Roma nessuno dorme sugli allori, tant'è che anche a Roma in questo periodo vengono eletti dei papi e addirittura alcuni vescovi eleggono un antipapa per i fatti loro. Quindi in un certo momento di questa cattività avignonese, in alcuni periodi, ci sono addirittura tre papi contemporaneamente, uno eletto da alcuni vescovi, uno ad Avignone e uno a Roma. Capite bene che è una situazione di conflitto totale dalla quale bisogna uscire. Tant'è che se ne esce nel 1417, quando termina il cosiddetto scisma d'Occidente, che iniziò nel 78, perché nel 17 venne convocato a Costanza, nell'attuale Svizzera, un concilio nel quale venne eletto Papa Martino V, per cui si tornò in questo concilio ad avere un solo Papa. Adesso andiamo a vedere la crisi dell'impero. Prima cosa da sapere, differenza tra re e imperatore. Il primo governa su un territorio, l'imperatore ha un potere universale, quindi anche sui territori dei vari re e sovrani locali. Qual era il problema? Che nel 1300 nessun re riconosceva il potere dell'imperatore, che restava limitato ai confini della Germania. C'erano altri due problemi per gli imperatori tedeschi. Primo punto, il Papa vuole eleggere l'imperatore. Sappiamo che se il Papa elegge l'imperatore, dichiara in un qualche modo la propria superiorità, perché sta dicendo all'imperatore: tu sei tale perché te l'ho detto io, che sono più potente. Secondo problema, la Germania era divisa in tanti principati e i principi spesso facevano opposizione e andavano contro le direttive dell'imperatore. Bene. Due date da ricordare. Allora, nel 1338 l'imperatore Ludovico di Baviera sostenne, e questa è una presa di posizione molto forte, che l'imperatore non aveva bisogno dell'approvazione della nomina del Papa. Quindi è un primo momento in cui gli imperatori tedeschi dicono al Papa: pensa ai fatti tuoi, che ai nostri pensiamo noi. C'è un primo momento di distacco dall'autorità del Papa. Il secondo momento molto importante è nel 1356, quando l'imperatore Carlo V emana la bolla d'oro, che cos'è? Una legge in sostanza, che indica i sette grandi elettori che eleggeranno l'imperatore. Quindi, tra questi elettori troviamo dei re, troviamo dei duchi, troviamo dei conti, ma troviamo anche un paio di arcivescovi, ok? Quindi capite anche qual era l'influenza della Chiesa, che comunque rimane, perché se gli arcivescovi possono determinare la salita al trono di un imperatore, vuol dire che la Chiesa ha ancora potere. In quel momento in Germania. Si possono fare due considerazioni. Allora, la prima, capite bene che se l'imperatore non riceve il suo ruolo in modo dinastico, ma lo riceve perché viene eletto da poche persone, perché sette elettori sono pochissimi, qual è il timore? Il timore è che i sette elettori si mettano d'accordo fra di loro ed eleggano l'imperatore che gli fa più comodo. Per cui, di conseguenza, un futuro imperatore che volesse essere eletto cosa deve fare? Deve dare dei soldi a questi sette elettori per convincerli a votare per lui.
Ok, quindi questi sette elettori hanno un potere di ricatto nei confronti del futuro imperatore, perché gli dicono o tu fai così o noi non ti eleggiamo, non ti diamo il voto, eleggiamo qualcun altro che ci accontenta meglio, ok? Secondo punto, questo impero non si può dire universale, ma è limitato alla Germania, perché intanto stanno iniziando a nascere negli stati europei delle monarchie, come quella francese che abbiamo visto. Quindi, in sostanza, finisce l'epoca di un impero medievale universale, ok? Che era stato quello che in un qualche modo aveva teorizzato già nell'Ottocento Carlo Magno, ok? Che poi i suoi successori avevano cercato di mantenere e di estendere. Bene, finisce questo sogno perché da questo momento in poi avremo una frammentazione per quanto riguarda i destini dei vari stati europei, ok? L'impero medievale universale è anche il sogno di Dante che vedete sopra di me. Ripassone finale con la linea del tempo. 1294 Celestino V diventa papa, abdica dopo 6 mesi, viene eletto Bonifacio VIII. 1300 Bonifacio proclama il primo giubileo della storia, quindi remissione dei peccati per chiunque andasse a Roma. L'anno dopo Bonifacio si mette d'accordo con Carlo di Valois che va a Firenze ed esilia i bianchi, tra cui Dante, e i neri vanno al potere. 1302 Filippo il Bello convoca gli Stati Generali che lo appoggiano contro il papa. 1303, schiaffo di Anagni, muore Bonifacio VIII, elezione seguente di Clemente V. Dal 377, cattività avignonese, la sede papale ad Avignone, non più a Roma. Nel 56, la bolla d'oro di Carlo V, sette elettori eleggeranno l'imperatore. E nel 17 finisce lo scisma d'Occidente col concilio di Costanza e l'elezione di Martino V. Bene, spero che la lezione vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima e state bene.